Radio Potenza Centrale Notizie. Buongiorno da Carmine Albanese. Ultim'ora, riparte la circolazione dei treni sulla battipaglia Potenza Metaponto Taranto. Ci sono voluti 2 mesi di lavori e 18 milioni di investimenti su sedi diversi cantieri per sistemare l'intera tratta ferroviaria che riapre ufficialmente oggi. Il primo treno che ha transitato sulla linea ferroviaria rinnovata è partito dalle 6 da Battipaglia, mentre il primo Frecciarossa è il 9547 proveniente da Roma, che fermerà Potenza intorno alle 22:20. Trenitalia fa sapere che ci potranno essere possibili rallentamenti perché saranno giorni di rodaggio. Metaponto, incendio nell'area camper. Attimi di panico nella giornata di ieri a Metaponto, dove alle 19 hanno preso fuoco 4 roulotte nel campeggio Camel e a causa del fumo sono rimaste intossicate 3 persone che sono state subito curate dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri forestali. Sono in corso i rilievi per capire le cause del rogo. Arrestato un 25enne nel Barese, si tratta di un ladro di un deumidificatore e un raffrescatore rubati all'interno della cattedrale Santa Maria Assunta di Conversano in provincia di Bari lo scorso 22 luglio. I carabinieri sono riusciti a capire il soggetto grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e durante la perquisizione della sua casa sono stati scoperti anche diversi grammi di marijuana, hashish e materiale per il confezionamento. Il giovane si trova agli arresti domiciliari con l'accusa di furto aggravato e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Ciclismo: Adam Siman ha vinto la Santissima Annunziata. Giunta alla 60ª edizione, la gara ciclistica dedicata alla categoria juniores si è svolta ieri a Baraggiano e ha vinto il ciclista ceco Adam Siman, che ha preceduto in volata Matteo Bennati e Federico Di Mauro. I 128 partecipanti si sono misurati in un circuito molto impegnativo e caratterizzato da tanti imprevisti climatici. Prima il caldo alla partenza, poi il vento e una pioggia violenta che ha disorientato i corridori e ingannato i battistrada finiti su un percorso sbagliato. La gara è stata così sospesa e accorciata di un giro prima della volata finale. Da Carmine Albanese è tutto, grazie per l'ascolto, aggiornamenti alla prossima edizione.